Ho ricevuto un pene in DM. Fosse un errore, fosse stato un incidente. È piccolino e l'ho scambiato per un verme. Io spero sempre che mi mandino due tette, ma ho ricevuto un pene in DM. Così quarto giorno, no, che quarto, terzo giorno di riprese, siamo oggi crediamo di avere tutti di come siamo detti? Siamo nel disordine più totale, che automaticamente il disordine è rapportabile al disordine che abbiamo in testa. C'è un caos, un panico, viviamo così da dei giorni. 13 anni più o meno. Puoi farti dopo due risate, puoi vedere come era venuto. Sì, nonostante il posto sia bellissimo, cioè perché siamo nell'arem di Dio, però fuori c'è la quiete e dentro c'è la tempesta. Bella questa, eh? Adesso aspetta, ti prego, guarda che cacciata che c'è stata, come si arriva. Ma penso se fossimo stati due persone claustrofobiche. Allora, vabbè, stasera due hamburger cucito. Stasera facciamo di solo che siamo stanchissimi. Credevo che fosse una passeggiata. Credevo che fosse una passeggiata. Già pensavo di aver scritto anche poco. Invece sono venuto qui ed è tantissimo materiale. Raccontiamo. Grazie di chi lo monta sto video. La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo realizzato il tutto semplicemente in due persone, cioè io che ho scritto e ho interpretato il tutto, e poi c'è Sasi, che è mio cugino, che è mio videomaker, il mio tutto, e lui si è occupato di tutto. Questo proprio per far capire che il nostro intento era quello di dimostrare che anche in un posto così piccolo, se c'è una bella idea di base, si possono realizzare grandi cose. Non basta un troupe da 35-40 mila persone. Se si ha una bella idea, puoi essere anche da solo che riesci a fare una cosa carina. Oddio, un cane sta morendo. Ma che vuoi? Bon c'est rapetti. Ragazzi, che festa!